Buongiorno a tutti, benvenuti a Vicenzoro January e September 2021. Ho detto January perché oggi ragioniamo già ai prossimi anni. È già quasi un miracolo che siamo riusciti ad aprire una fiera di queste dimensioni oggi a settembre. Però già guardiamo il futuro perché Italian Exhibition Group con le aziende, specialmente con le aziende italiane, ha una serie di progetti e oggi abbiamo intenzione di presentarvi dei progetti per il futuro, perché comunque il mondo evolve velocemente, anche noi dobbiamo avere la capacità e la rapidità di cogliere le opportunità che ci offre il mondo. È un'edizione speciale, dicevo, perché comunque abbiamo 800 espositori tra voi, che è un numero molto, molto grande. Una Vicenzoro normale ne ha circa 1000, ma oggi non parliamo di Vicenza, ma parliamo di Dubai. Abbiamo un progetto nuovo, abbiamo un progetto che parte proprio da Dubai ed è un progetto che questa volta non abbiamo costruito insieme. Ha un altro elemento che ci ha insegnato la pandemia o che è stato accelerato dalla pandemia, è l'esigenza di fare partnership, quindi sinergie, e una di queste partnership l'abbiamo fatta con un altro organizzatore fieristico, ma soprattutto l'abbiamo fatta con le persone di Dubai, con delle persone che sono amiche da tempo di Vicenzoro, amiche dell'Italia, vicine all'Italia perché fanno business con noi. E quindi è stato un disegno che abbiamo condiviso con i signori, i nostri amici, i cosiddetti buyer di Dubai, i grandi buyer di Dubai. Quindi oggi ho il piacere comunque di ringraziare Mr. Tawid di Jawara, che è italiano di fatto come noi, ma come sapete è basata a Dubai e con noi è da sempre, ma con lui abbiamo condiviso questo disegno ed è, sapete, anche il presidente del Dubai Golden Jewelry Group, che in altre parole è il Gold Souk, però insomma è quello il suo nome. Ringraziamo anche l'azienda Papa Aziz, con il signor Aziz che comunque da tanto con noi, ma altri buyer che comunque da tempo vengono in Italia, sono basati a Dubai: Malabar, Goldi Precious, Safco, Samra, che sono insomma in giro, perché per fortuna è un momento buono e insomma il lavoro c'è, quindi benissimo così. Noi abbiamo fatto questa presentazione perché così la registriamo ed è più facile divulgarla, però è benissimo che la gente stia lavorando. Quindi ringraziamo i nostri amici, grazie Mr. Tawiz, grazie Mr. Aziz, che vi vedo qua, e tutti gli altri che ho citato e che sono con noi. È un progetto, come vi dicevo, che parte da Dubai, perché Dubai è the city of gold, questo è riconosciuto un po' nel mondo. È una città che presenta dei livelli di sicurezza tecnologici altissimi, molti di voi la conoscono molto meglio di me, quindi vado veloce, e c'ha questa grande opportunità che si chiama Expo Dubai. Expo Dubai è stata slittata per un anno purtroppo, però adesso accade veramente, e da ottobre quindi questa grande Dubai avrà un fortissimo volano di comunicazione che aiuterà sicuramente tutto il business. L'ha fatto 6 anni fa a Milano, l'abbiamo visto come poi è andata, quanto ha aiutato Milano, figuriamoci a Dubai quando lì le cose le fanno veramente in grande. Hanno un hospitality ottima, sapete benissimo gli alberghi e le connessioni che hanno Emirates, sicuramente avete volato tutti Emirates, sapete a cosa mi riferisco. È già un hub commerciale da tempo, è nata come hub commerciale, quindi unisce il trading e la domanda e l'offerta del mondo da tantissimo tempo. C'ha un forte legame anche con Israele, seppur consolidato di più di recente, ma che sapete quanto è importante per il mondo dei diamanti, e ha un enorme potenziale per diventare veramente una piattaforma globale che unisce molta parte del trading di tutto il mondo, e quindi stiamo parlando dell'Asia, dell'America, dell'Australia, anche dell'Europa. Ha tutte le condizioni per poter essere veramente un hub professionale
moderno e contemporaneo come il mondo della gioielleria richiede. E in più, guardate, è in una posizione molto molto comoda, nel senso che è esattamente a metà via tra l'Europa e l'America e l'Asia, scusate, è molto ovviamente vicina all'Africa, che è un altro dei grandi paesi con un potenziale enorme, quindi che sicuramente crescerà perché ha popolazione, ha risorse, eccetera, e quindi è già in una posizione strategica, per cui anche solo la posizione è già di per sé un grande connettore, è veramente connecting the world, perché stiamo parlando di parti di world che contano veramente tanto, perché guardate l'Asia, guardate il Medio Oriente, guardate l'Africa e l'Europa. E come vi dicevo, l'Expo 2020, adesso per motivi tecnici non faccio salire, eccetera, però sarebbe bello farci raccontare cosa si vive adesso a Dubai, per quanti hanno viaggiato di recente a Dubai, c'è proprio un fervore, uno che li ha fatti uscire prima di tutti, di fatto nel mondo, dalla pandemia e dalle restrizioni. La pandemia purtroppo c'è ancora, però hanno avuto livelli di vaccinazione cresciuti e velocissimi, quindi sono veramente riusciti a tornare a fare business in maniera rapida, e sta continuando così, enormi investimenti, che sicuramente appunto aiuteranno le iniziative e le iniziative, diciamo, imprenditoriali che avverranno su Dubai. A questo punto veniamo al progetto. Allora, che cosa vogliamo far succedere a Dubai? È un progetto, come vi dicevo, che non abbiamo realizzato da soli, è in partnership, quindi Italian Exhibition Group, che è Vicenza Oro, e fa un accordo con Informa Markets. Informa Markets è un grandissimo player, anzi il più grande player per quanto riguarda le fiere della gioielleria nel mondo, perché è l'organizzatore delle fiere di Hong Kong. Non solo, fa anche le fiere, ne fa anche in Cina, ne fa anche in Thailandia, ne fa anche in India, ne fa in Turchia, quindi è un player, diciamo, che in quanto a fiere ne sa moltissimo, e in particolare di gioiello. Considerate comunque che è il più grande organizzatore del mondo di fiere, e non fa solo gioielleria. Diciamo pre-Covid faceva più di 1,8 miliardi di fatturato, quindi insomma 10 volte IEG, è veramente un grande player e molto molto competente. Quindi non solo, vi dicevo che questo tipo di progetto l'abbiamo lanciato con questi signori di Informa Markets, però appunto l'abbiamo condiviso con le persone con i key players di Dubai, quindi ci ha aiutato il Dubai Golden Jewelry Group per capire se eravamo nella buona direzione, se questo poteva essere un'opportunità per il settore o no. Lo è, e in più abbiamo anche lo vedete in piccolo quel piccolo logo DMCC, e abbiamo come official partner il Dubai Multi Commodity Center. Cosa ci sta a fare? Beh, il Dubai Multi Commodity Center è un'entità governativa di Dubai, quindi è proprio legata al management di Dubai, ed è una free trade zone, una delle più grandi di fatto al mondo, sicuramente Dubai, e loro sono partner ufficiali nostri, quindi le cose le stiamo facendo con i grandi stakeholders del settore e di Dubai. In più approfitto di introdurvi anche Mohammad Meyedin, che è il nostro show director, anche lui dal nome capite che è una persona che vive lì, che conosce bene lì la cultura, e tra l'altro conosce bene anche il mondo della gioielleria. Che cos'è JGT Dubai? È Jewelry Gem and Technology, è una nuova fiera B2B che nasce il prossimo febbraio 2022 proprio a Dubai. JGT è un acronimo che so che non è facilissimo da pronunciare, perché appunto JGT, insomma, ci metterete un po' a ricordarvelo, però il vero tema è che non abbiamo cercato un nome sexy,
perché il vero cuore di questo branding è Dubai. Questa è la fiera di Dubai, come noi conosciamo la fiera di Hong Kong, la fiera di Las Vegas. Questa è, non è Golden o Luxury, whatever, no, è la fiera di Dubai. È per quello che noi non abbiamo voluto trovare un nome sexy per questa cosa o un altro brand. Questa è la fiera di Dubai e ha Jewelry Gem & Technology perché già da questo acronimo capite che guarda tutta la filiera, e quando si guarda tutta la filiera è sempre una fiera molto B2B, incentrata all'industry, agli operatori che lavorano nel settore, e copre tutto, dalle tecnologie, che qui l'abbiamo messa alla fine ma perché veniva meglio, fino al prodotto finito, passando per le gemme. Sapete quanto le gemme sono poi importanti in questo contesto. È una fiera B2B, quindi solo per operatori, che dura 3 giorni, quindi per il momento, come dire, molto smart anche nel timing, e deve essere veramente strict to the point, quindi sarà business oriented, business driven, e la faremo al Dubai World Trade Center. I dettagli ve li ho già anticipati, è la quarta settimana di febbraio a fine febbraio, Dubai World Trade Center. L'orario per il momento abbiamo messo 10-6, però non è questo il dettaglio a cui voi siete interessati, perché ovviamente è un tema che adesso aggiusteremo e verificheremo a seconda dei visitatori e delle loro necessità. È un B2B, l'ho già detto più volte, e sarà la prima fiera internazionale estera che aprirà nel 2022, proprio perché Dubai beneficia di una situazione molto positiva da un punto di vista di gestione della pandemia, e quindi è già in grado di ospitare una fiera di queste dimensioni. A questo punto, quando poi parliamo di buyer, perché adesso entriamo molto più nel dettaglio che interessa alle aziende che vogliono capire di più e capire come partecipare, parleremo di buyer, parleremo di stand e parleremo di prezzi, quindi saranno dei dettagli tecnici per le aziende. Quindi già grazie Mr. Tawil per essere con noi, quindi Mr. Aziz, se volete andare a lavorare sapete che noi e quindi per cui passo la parola alla collega Adelaide, che la conoscete tutti. Grazie mille. È la project leader di questo progetto, e quindi la responsabile per tutta la partecipazione italiana e anche europea. Poi, proprio perché facciamo le cose con Informa Markets, loro faranno l'altra parte del mondo. A te, Ade. Grazie, buonasera a tutti. Quindi, in occasione del GGT Dubai del prossimo febbraio, è previsto un incoming di circa 150-170 top buyers internazionali, anche in collaborazione con ITA, Italian Trade Agency, a supporto delle aziende italiane. Quindi saranno intercettati soprattutto grossisti, importatori, distributori e catene d'acquisto di quei paesi interessati ad acquistare gioielleria, oreficeria o argenteria nel raggio di 6-7 ore di volo da Dubai. Quindi inviteremo quei buyer che tradizionalmente non vengono a Vicenza e andavano ad Hong Kong. Quindi ci saranno buyer che provengono dal Far East, Middle East, ex Unione Sovietica, l'Africa un po' tutta, dal nord al centro al sud e l'Europa del sud. Scusa. Quindi prevediamo circa 300 espositori al GGT di Dubai, un po' da tutto il mondo. Partiamo dall'Europa, quindi Italia, Spagna, Francia, Germania, la Turchia, Hong Kong, Cina, Corea, India, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti. Ci saranno circa 80 di aziende italiane di gioielleria ed oreficeria e 15-20 aziende del padiglione macchinari. Le principali aree espositive saranno quindi la gioielleria con l'oreficeria, quindi le migliori aziende italiane ed internazionali, semilavorati ed accessori, quindi montature componentistica,
pietre preziose e semipreziose, quindi un'ampia selezione da diamanti alle perle, alle gemme colorate, area tech 3D, quindi la tecnologia più innovativa con le ultime novità, e una piccola area di packaging. Diciamo che fino adesso è tutta, diciamo, la filiera, quello che dicevo prima, quindi parte dalle tecnologie fino al gioiello. Iniziamo con una piccola Hong Kong, immaginate, una piccola Vicenza a Dubai, che poi spereremo sempre che diventi più grande. Quindi importanti le tecnologie come le pietre preziose, lì ovviamente puntiamo molto ad avere la parte di qualità dell'oreficeria italiana, ovviamente, no? Ci saranno anche gli altri paesi, però ci piace presidiare, come si dice, Dubai con la parte della nostra oreficeria, anche la tecnologia. Penso che sarà una bella opportunità anche per le pietre, sapete che comunque le pietre, insomma, necessitano di hub specifici, e quindi sicuramente Dubai può diventare interessante anche per le pietre. Non è certamente un discorso da aziende italiane, ma ve lo diciamo per capire un po' come potrebbe prendere forma e come lo vediamo crescere questo show. Allora, abbiamo la piantina, intanto sono praticamente due padiglioni attigui, però è un unico padiglione con due entrate. Abbiamo il padiglione Fine Jewelry Semi-Finished Products, a sinistra in alto l'area della tecnologia, e poi sulla sinistra il padiglione delle gemme. Quindi il riquadro in rosso è la zona A, che suonerebbero gli stand nella posizione con maggiore visibilità. Se andiamo avanti, vediamo proprio in grigio il padiglione Italia, e in rosa i due blocchi dell'Europa. Sì. Quindi, quest'area qui, giusto? L'area verde è la Fast Line, però il grigio praticamente sono i sei blocchi italiani, accanto i due blocchi europei, e poi la tecnologia a sinistra con le gemme e gli altri padiglioni internazionali. Scusa, vuoi far vedere le entrate, giusto per orientare? Quindi le main entrance, abbiamo un'entrata nella Hall 1 e poi abbiamo l'entrata nella Hall 2. È tutto attiguo e unico, all'interno sono 7.000 metri quadrati. Padiglione Italia è accanto al padiglione delle gemme, l'abbiamo posizionato, e al lato della tecnologia, perché è molto importante, tutti i buyer che verranno andranno sicuramente anche a individuare l'ultima novità o la tecnologia di riferimento. L'Europa. E dopo ci sono le altre aree, fino anche un'area degli Emirati Arabi Uniti. È una fiera smart, una fiera anche molto, diciamo, semplice, perché siamo riusciti a tenere le tariffe il più basso possibile per le aziende italiane. Non è stato facile, perché il nostro partner di riferimento, Informa Markets, utilizza le tariffe della fiera di Hong Kong. Se andiamo avanti, esatto Marco, quindi vedete che siamo riusciti a tenere prezzi veramente competitivi, quindi il costo al metro quadrato si aggira da 415 a 425 euro a metro quadrato, quindi uno stand chiavi in mano di 9 metri quadrati, compreso di arredamento base, due vetrine, parte da 3.750 euro, mentre il 12, che comunque prevede tre vetrine, parte da 5.000 euro. Ci sarà una maggiorazione del 5% per gli stand ad angolo, la quota di iscrizione è compresa nella tariffa. Il tema dell'IVA di Dubai, che come vi ricorderete chi già lavora con Dubai, il 1 di gennaio del 2018 fu introdotta con l'aliquota del 5%. Per le aziende che non hanno un'attività negli Emirati Arabi Uniti viene dedotta direttamente in fattura previa una sottoscrizione di un form al momento del ricevimento del contratto, quindi non ci sono costi aggiuntivi.
Siamo riusciti anche ad intercettare le associazioni di categorie o le camere di commercio di riferimento delle aziende o addirittura la Regione Veneto, che sono disposte a contribuire con dei fondi importanti e a sostenere le aziende che parteciperanno alle fiere estere nell'anno del 2022 e Dubai è compresa. Quindi ci saranno importanti contributi. Per quanto riguarda Arezzo saranno 2.000 euro di contributo che la Camera di Commercio darà alle aziende e anche per Vicenza ci sono importanti contributi per le aziende di Vicenza. Questo è il layout dello stand, abbiamo messo così una parte un pochino più di lavoro, quindi abbiamo 9 metri quadrati, sono stand aperti di laminato, quindi 9 metri quadrati con l'arredamento interno e le due vetrine, i faretti sono previsti 3 per l'illuminazione, poi c'è dopo il 12 con invece 3 vetrine, poi ho messo anche una slide con il 18 metri quadrati che è il multiplo del 9 e poi negli extra order potete trovare diciamo altre soluzioni per il vostro lavoro, potete andare avanti, facciamo vedere, ci sono anche altri tipi di vetrine verticali, e insomma c'è tantissima scelta. Chi ha partecipato alla Fiera di Hong Kong, il contratto è su quella base, lo riceverete in inglese, le tariffe saranno in dollari, comunque noi siamo a disposizione per qualsiasi aiuto, poi il contratto ve lo mandiamo qui da IEG. Ecco, questo è un po' un overview. Ecco, se qualcuno volesse vedere queste informazioni domani o la prossima settimana, alla fine della fiera, dove le troviamo? Allora, le troviamo, mi mandate una mail e ve la invio così più immediata. E poi sul canale di streaming della fiera. No, questo è il video, ma la brochure? La brochure bisogna spedirla ora, Marco, si farà tutto il contratto. Allora, noi abbiamo lavorato in questo modo, abbiamo scritto un po' tutte le aziende, avrete ricevuto la comunicazione perché non è che sono tantissimi gli spazi a disposizione e allora mi dispiacerebbe che qualche azienda importante o che volesse venire all'ultimo non ha la prima linea available. Quindi abbiamo scritto a tutti gli espositori che espongono a Vicenza, abbiamo mandato una manifestazione di interesse e le abbiamo anche ricevute, diciamo, siamo molto soddisfatti anche del risultato perché abbiamo già una cinquantina di aziende che partecipano in fiera che hanno aderito. Quindi manderemo entro una settimana il contratto con la location del booth e tutte le informazioni all'interno del contratto, cioè qualsiasi informazione che l'azienda desidera. Ok, quindi si possono scrivere a te a delaide.ruzzi@iegexpo.it. Esatto, sicuramente. E poi siamo disposti a qualsiasi curiosità, domande, che se volete fare dei commenti, insomma noi siamo a disposizione. Quindi chiuderei almeno la parte di presentazione dicendo che questo è un progetto di internazionalizzazione molto importante di IEG. Sapete che già avevamo avuto una fiera a Dubai, si chiamava VOD, questa non esiste più, abbiamo chiuso la joint venture con il Dubai World Trade Center e questa è di fatto un new beginning, come vedevate è una fiera totalmente nuova e fa parte di un percorso di crescita di Italian Exhibition Group che vuole presidiare alcune aree molto strategiche del mondo e crediamo che Dubai sia una di queste per rafforzare il portfolio, così come lo chiamiamo noi, di prodotti, di opportunità che possiamo darvi. E questo sarà un primo passo per dirvi sul gelato, per parlare di altri settori, stiamo guardando molto alla Cina, lo guarderemo anche per il gioiello, stiamo guardando al mondo dell'America Latina, eccetera, e tutto appunto per riuscire a darvi più opportunità possibili, sempre in maniera complementare a quello che succede qua a Vicenzaro, che comunque rimane la nostra diciamo corazzata e il nostro core show. E a questo punto quindi vi ringraziamo io e Adelaide dell'attenzione. Nel caso ci fossero delle domande, comunque siamo qui e in ogni caso ci conoscete molto da vicino e siamo disponibili a qualsiasi chiarimento. Ringrazio Giordana per essere qua con noi, anzi con Giordana siamo addirittura andati a Dubai insieme, sei andata con Adelaide e quindi anche per vedere
in loco qual era la situazione, quindi grazie comunque di essere con noi. Bene, grazie a tutti. Se ci sono delle domande, volentieri. Va bene, vai. Possiamo dare una preadesione? Sì, allora la preadesione è già arrivata. Diciamo è una manifestazione di interesse non impegnativa. Okay. Il contratto l'abbiamo già firmato. E quello avete già firmato, abbiamo già una cinquantina. Sì. Vi manderemo il contratto, che è proprio un contratto ufficiale con valore, allegando anche il layout dello stand e la location del booth. E perfetto. Quindi fate parte già dei nostri espositori. Ok, vabbè, chi ha dato la preadesione si sente già parte del progetto. Assolutamente, sì. Bene, sì. Grazie. Vogliamo dire dei cappelli? Dei cappelli. Ah, no, non qua. No, quella. Bene, allora grazie mille a tutti, grazie al vostro tempo e enjoy Vicenzoro. Grazie.